Siamo tornati a Montalcino, questa volta andiamo nel versante nord-est di Montalcino, andiamo in un'azienda amica che è Ridolfi. Noi siamo qui con Gianni Maccari che è winemaker, amministratore e direttore generale di Ridolfi. Che vino hai portato oggi per questo Vinitaly? Allora, qui abbiamo il nostro rosso di Montalcino 2022, poi abbiamo il Brunello 2019 come migliore annata secondo me di tutti i tempi e il nostro Donna Rebecca con una selezione di Brunello. Sei sempre una certezza per tutti i Brunello lovers, come li ha definiti il presidente Fabrizio Bindocci, tutti coloro i quali gravitano in questa zona, l'importanza non solo dello stand del Brunello ma anche di voi aziende che scegliete di avere uno stand dedicato, personale. Come ti è sembrata questa edizione di Vinitaly, questa 56esima edizione, se hai avuto modo di conoscere magari nuovi partner commerciali? Allora, noi abbiamo strutturato ieri la giornata avendo grandi appuntamenti, quindi tutto organizzato e quindi abbiamo avuto un grande successo come con i nostri partner ma anche con qualcosa di nuovo, quindi è stato molto molto bene. Oggi avremo anche oggi appuntamenti ma abbiamo anche delle nuove conoscenze, quindi vediamo un po' come andrà la giornata. Vediamo che cosa ci riserva questa Vinitaly. L'impressione un po' di tutti è quella di essere sicuramente, continua ad essere una delle fiere più attese. Anche per voi continua a essere un punto di riferimento sia per quanto riguarda i vecchi contatti per i nuovi nazionale e internazionale? Sì, infatti è una delle fiere che noi teniamo in Italia di più perché comunque c'è una grande affluenza di pubblico, o non solamente per i contatti diciamo di importazione o di buyer, ma anche avere anche proprio lo scambio con i nostri, diciamo, chi veramente beve il vino, quindi alla fine con i ragazzi, i giovani. Ieri è stata una bella affluenza di giovani interessanti e infatti siamo qui anche noi a esporre anche i nostri vini all'esterno, proprio perché per far fermare chi vuole assaggiare i nostri vini. Decisamente, poi i giovani devono essere una categoria da tenere sott'occhio, perché uno dei temi, come saprai, di Vinitaly 2024 è proprio la Generation Z, che dobbiamo cercare di riportare dalla parte del vino per evitare appunto che si possa completamente disinteressare. Io penso che Montalcino sia sempre un bel brand e un bel punto di partenza proprio per tutti. Noi ti auguriamo buon Vinitaly, a questo punto che è la frase che diciamo a tutti. E buone conoscenze, buone nuove conoscenze, Gianni. Bene, grazie a voi, grazie di tutto e buon Vinitaly a tutti.